Radio Radicale, siamo con Marco Furfaro del Partito Democratico per parlare della guerra russo-ucraina. Allora, noi abbiamo visto che la scorsa settimana il Consiglio europeo non ha voluto prendere in considerazione l'ipotesi di un avvio di un processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Volevo chiederle come ha considerato questa scelta e soprattutto il fatto, ecco, di non pensare di farlo anche per la Moldavia. La nostra vicinanza all'Ucraina, al popolo ucraino, dell'Italia e dell'Europa è sotto gli occhi di tutti. Io credo che il tema non sia semplicemente e solamente per quanto è importante l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il tema è che l'Ucraina deve avere il diritto, qui ed ora ed in futuro, di poter scegliere liberamente esattamente ciò che vuole fare e ciò che decide il proprio popolo. È questo che è in discussione e non va tirato da una parte o dall'altra, ma seguite le vie della diplomazia, difendendo però il diritto del popolo ucraino a scegliere il proprio destino. Allora, ci sono due decreti che il governo ha fatto per sostenere l'Ucraina. Uno arriva oggi in aula, l'altro prevede anche l'invio di armi. Volevo sapere che cosa ne pensa di questo e se ritiene che sia importante ritardare, il più possibile l'avvicinamento delle truppe russe al confine dell'Unione Europea, che sarebbe anche il confine della NATO. L'invio di armi alla resistenza ucraina è chiaramente un elemento che magari interroga tante persone, però è anche vero che noi abbiamo la necessità di dimostrare una vicinanza a chi in questo momento lotterebbe ad ogni costo, anche e nonostante tutto il resto, cioè anche senza l'invio di armi. Per questo era importante una vicinanza, un sostegno e far sì che quel diritto eserciti il proprio, anche quel popolo, scusi, eserciti anche il diritto di resistere. Allora, che cosa ne pensa del confronto che si svolge qui a Roma oggi tra Stati Uniti e Cina? Allora, gli Stati Uniti sono stati molto duri nei confronti della Cina, non vogliono che la Cina sostenga, la Russia. Allora, cosa pensa di questo nuovo fronte? Penso che sia una novità interessante che il nostro partito, il nostro segretario ha invocato per tanto tempo, anche in questi giorni, con grande forza, cioè l'idea che su questo scacchiere internazionale non fossimo lasciati soli, ma che ci fossero anche paesi terzi di una importanza mondiale come la Cina al tavolo per far sì che quei negoziati avessero una forma che si traducesse in uno sbocco positivo. Per questo ritengo molto importante che si parlino Stati Uniti e Cina, ritengo molto importante che la Cina intervenga nel negoziato e credo che non dobbiamo esasperare i punti di dissenso, ma provare a unire ciò che evidentemente ci avvicina. Allora, come ha trovato il fatto che oggi agli incontri tra la Russia e la Cina non presenziasse il ministro Di Maio e che Palazzo Chigi abbia mandato un suo consigliere? Allora, noi abbiamo visto Di Maio che in questi giorni è andato, diciamo, a rimorchio dell'amministratore delegato dell'ENI in giro per reperire nuove risorse, mentre il ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, ha detto che ci vorranno almeno 3 anni, se va bene. Io non credo che possa essere oggetto di polemica perché credo che in questo momento anzi serve da parte di tutti calma e gesso perché la diplomazia si sta muovendo, il nostro governo si sta muovendo secondo me in maniera molto intelligente, tanto è vero che l'incontro ha luogo proprio qua in Italia e credo anche che serva che ognuno faccia la sua parte dentro una regia che appunto abbia come sempre la prospettiva la diplomazia che riesce a ottenere un buon risultato. Per questo non vedo sinceramente elementi di polemica o debolezze in quello che sta accadendo, la presenza o meno di qualche ministro. Vede il rischio di una guerra anche con la NATO, considerando, ecco, che non è impossibile che un missile possa arrivare al di là del confine con la Polonia. La preoccupazione di tutte e tutti noi è esattamente questa, il rischio di una guerra lo vediamo tutto, credo che tutta la popolazione mondiale lo veda, non solo noi. Proprio per questo va scongiurata, perché c'è sempre il rischio di un incidente, c'è il rischio di un'escalation militare. Per questo oggi serve tanta diplomazia, serve un sostegno al popolo ucraino e serve lottare per la pace. Bene, la ringrazio, ringrazio Marco Furfaro, del Partito Grazie. Democratico.